Un grande valore, bisogna dare atto a chi ha spinto per questo evento, questo intitolare la strada a mio padre, che era profondamente innamorato di Napoli, dei suoi abitanti, della loro complessità. E un grazie ovviamente al Comune di Napoli. È una bella giornata perché, come si usa dire, la memoria storica è la base per costruire un futuro migliore. Lui, attraverso il racconto delle quattro giornate, ha voluto, come dire, segnare che da quella storia ci sono stati poi periodi di rinascita e di crescita con tutti i problemi e le contraddizioni. Quindi una bellissima giornata, è un luogo straordinario anche per il ricordo che si ha di quegli episodi drammatici, ma che hanno segnato la vita di una città, di tutto il paese, ma di questa città in particolare. Tra l'altro mio padre, come dire, su Napoli ci è tornato spesso con altri film, e quindi ha raccontato la storia, le quattro giornate, ma anche un presente complesso. Ricordo in particolare mi manda Picone, ma perché Napoli è così, e quindi è giusto che chi studia l'arte possa, attraverso l'opera di mio padre, ma non solo, ripercorrere come si descrive una città e come si scava dentro la mentalità, la cultura e la psicologia dei cittadini di Napoli, che è un elemento straordinario per descrivere appunto una città. L'Accademia, che si è proposta ad essere sfondo del lavoro e del pensiero di Nanni Loi, inizia la sua attenzione anche didattica che porterà avanti. È un impegno, è un onore. Questo largo Nanni Loi sancisce l'inizio di un percorso culturale importante. Incominciamo a lavorare sulla memoria, ma sulla concretezza di questo grande intellettuale che ha nutrito anche la città di Napoli e si è nutrito degli umori e della storia di questa città. Dopo Roma, per Nanni Loi era Napoli la città del cuore, un luogo ed un popolo che il grande regista ha spesso raccontato, dalle quattro giornate di Napoli a Mi manda Picone, e da cui ha tratto numerose ispirazioni. E da lui la città di Napoli ha voluto intitolare lo spiazzo fuori l'Accademia di Belle Arti, un posto pieno di vita, come sarebbe di sicuro piaciuto a lui stesso, frequentato da artisti e studenti, vicino alla sua idea di bellezza. Sono tutte le realtà protagoniste della lotta alla resistenza, l'ANPI, insomma una bella pagina di ricordo delle quattro giornate. Nanni Loi ha amato Napoli, ne ha saputo leggere il corpo, è entrato nell'umanità di questa città, l'ha raccontata, il suo film è un film che ha colpito tanti di noi, e quindi oggi si fa un tributo importante a un grande regista che ha avuto e ha un legame molto forte con la nostra città, e da oggi lo avrà ancora di più, perché chi passa da questi luoghi così frequentati dalla cultura e dall'arte leggerà appunto Largo Nanni Loi. Lei ha detto l'arte e la cultura eviteremo che pagine drammatiche come l'Olocausto possano ripetersi. È più difficile che si ripetano, non dico che è impossibile, ma sicuramente quando si incontra la cultura, l'arte, la bellezza, diventa più difficile essere un criminale, essere un mafioso, essere un nazifascista. Bisogna fare un grande lavoro, perché anche di questi tempi si è avvertito un po' lo scricchiolio anche dei valori che sembravano conquistati per sempre. Noi l'abbiamo scritto nel manifesto di quest'anno: la libertà non è un sogno ma è una conquista, e le conquiste non ci sono per sempre, vanno alimentate, vanno consolidate, vanno innaffiate, si rafforzano con la lotta. Questa è una città che lotta, l'ha dimostrata anche in quest'epoca contemporanea, lotta per i diritti, lotta per la giustizia, per l'uguaglianza e per la fratellanza dei popoli.